milionario alla Sices, spettro esuberi per i lavoratori lucani del centro Oli di Tempa Rossa. Intanto Grillo dal suo blog invita comuni e cittadini a stoppare le autobotti che partiranno da Corleto Perticara. Nuovo piano sanitario regionale al San Carlo, riconfermate storie e gestione dell'alta complessità. Intervista al direttore generale Rocco Maglietta. Torna a farsi preoccupante la situazione occupazionale dell'indotto FCA. Da molte aziende è giunta la richiesta di modificare la turnazione con annessa contrazione di posti di lavoro. Partono le procedure di risarcimento per i danni provocati dalla grandinata dello scorso 29 agosto nella Valle del Mercure. I comuni di Castelluccio Inferiore, Rotonda e Vigianello avevano chiesto alla regione lo stato di calamità naturale. Al via ieri sera a Potenza la 9ª edizione del Festival Città delle 100 Scale, un inizio infuocato che ha richiamato numerosi spettatori. Buon pomeriggio e ben ritrovati con l'informazione sulla nuova TV. Lo avete sentito dai titoli, potrebbe farsi critica la questione occupazionale al cantiere Tempa Rossa della Total. Il buco milionario alla Sices, la società impegnata nella realizzazione del giacimento della multinazionale francese, ha costretto l'impresa a licenziare nei siti di Varese e Porto Torres. Non si escludono ora esuberi anche a Corleto Perticara, ma per tutti i dettagli sentiamo Mariolina Notar Giacomo. La questione occupazionale a Tempa Rossa si va complicando. In barba agli accordi definiti già all'epoca dell'insediamento del cane a sei zampe in regione e successivamente integrati dal più recente contratto di sito. E siamo solo all'inizio, tenuto conto che una volta chiuso il cantiere, con l'avvio della produttività il numero di addetti sarà drasticamente ridotto. Intanto i lavoratori lucani finiti nel vortice della costellazione di società satelliti che per conto di Tecnimont hanno fatto la loro apparizione e sparizione nella Valle del Sauro continuano ad essere mantenuti sulla corda. Ne sanno qualcosa gli operai della Sices SPA, per i quali a breve potrebbe prospettarsi, volendo essere ottimisti, l'ennesimo trasferimento, non senza gravi conseguenze per quanto attiene il mantenimento dei livelli occupazionali, verso un'altra società, determinato dal fallimento della società di Varese, quest'ultima le prese con un buco milionario. A fine luglio scorso, infatti, nel corso di una assemblea sindacale convocata dalle segreterie di FIM CISL e FIOM CGL, alla quale era presente la direzione aziendale, il quadro emerso è risultato preoccupante. Nel verbale redatto dalle sigle sindacali a conclusione del tavolo viene accertata l'incapacità dell'azienda di rinegoziare il debito con le banche, che chiedono garanzie e certezze supplementari all'impresa, ragione per la quale dopo il 9 ottobre, avvisa la direzione aziendale, data di scadenza della CIGS, non saranno disponibili ulteriori ammortizzatori sociali. La conseguenza è un esubero di 12-15 lavoratori dell'unità produttiva di Lonate Ceppino, nella provincia di Varese, sia operanti nella divisione cantieri sia in quella officine. Nella giornata di oggi le parti si incontreranno nuovamente per valutare l'avanzamento della procedura di ristrutturazione del debito, che avrebbe come corollario la fusione aziendale a oggi mai resa operativa. Parallelamente un'altra assemblea è prevista nella sala mensa del campo Maestranze di Masseria Orsone a Corleto Perticara. Non è escluso che il problema dell'esubero di personale potrebbe interessare a breve anche i lavoratori impiegati dalla società lombarda a Tempa Rossa, e il ritardo nella corresponsione degli stipendi è un chiaro segnale. E restiamo in qualche modo in tema, perché il programma della Total, che prevede il trasferimento del greggio estratto in regione verso le Marche dopo il diniego della Puglia, non piace affatto al leader dei pentastellati Beppe Grillo. Fermiamo la rotta del greggio è il titolo del commento pubblicato sul suo blog, attraverso il quale Grillo invita cittadini, comuni ed anche la politica alla mobilitazione. Ogni giorno, scrive, 170 camion di greggio dovrebbero attraversare l'Italia verso Roma e verso Falconara per stoccare il petrolio estratto a Tempa Rossa in Basilicata. Ogni giorno un'invasione sulle strade. Grillo parla di uno scenario inquietante programmato mentre gli italiani erano in vacanza.
maggioranza. Il Movimento 5 Stelle fa sapere che si opporrà in tutti i modi. Il Comune di Roma sta preparando le proprie osservazioni da presentare entro il 18 settembre. Qualcuno sta giocando con la nostra salute, conclude Grillo, ma questa volta troverà di fronte un muro di cittadini informati. Voltiamo pagina e parliamo del nuovo piano sanitario regionale al San Carlo, riconfermate storia e gestione dell'alta complessità. Il direttore generale Rocco Maglietta, in una lunga intervista rilasciata a Mararisola, fa il punto sulla nuova programmazione sanitaria varata dall'ente regionale. Vediamo. Una sanità che fa rete attraverso l'entrata in vigore del nuovo piano sanitario regionale, un grande progetto per mezzo del quale al più grande presidio ospedaliero lucano, il San Carlo, viene riconfermato il suo ruolo storico, la gestione dell'alta complessità chirurgica e di tutte le patologie. E quanto ha dichiarato alla Nuova il direttore generale dell'azienda ospedaliera San Carlo, Rocco Maglietta. Il ruolo di San Carlo è sempre stato quello storico, quello dell'alta complessità chirurgica e di tutte le patologie, il centro di riferimento per l'emergenza e urgenza di tutto il territorio. Tutti i casi più gravi vengono all'ospedale San Carlo. Quindi il piano non ha e non può cambiare l'indirizzo dell'ospedale San Carlo. Diciamo che quello che è inciso di più oggi sull'assetto della sanità in Basilicata è stata più che altro la legge 2 del 2017, quello del riordino del sistema ospedaliero, in cui l'ospedale San Carlo ha preso nel suo ambito, nella sua gestione, anche i tre ospedali per acuti della provincia di Potenza, il pronto soccorso di Lago Negro, di Villa d'Agri e di Melfi. Nel corso dell'intervista è stato fatto il punto sulla riorganizzazione degli orari di lavoro e sui tetti di spesa, ma anche sulla sostenibilità economica dell'intero sistema sanitario. Una sanità autosufficiente, evidenziato in tal senso il direttore Maglietta, nonostante il dato sulla mobilità passiva e migrazione sanitaria fuori regione resti innegabilmente superiore a quella attiva, come emerso dall'indice di performance sanitaria realizzato dall'Istituto Demoscopica. Ma i numeri del San Carlo, in virtù di questo nuovo assetto, a detta del DG, lasciano sperare in una risalita delle prestazioni dell'alta complessità chirurgica. Un direttore generale può far sì e può lavorare affinché la struttura sia affidabile, che dia le migliori prestazioni possibili, che dia le migliori attrezzature possibili, che sia all'avanguardia. Poi il paziente deve comunque scegliere, non è che possiamo imporre la situazione. Io credo su questo stiamo lavorando, i numeri ci sono, sull'alta complessità, sulle alte specialità tipo cardiochirurgia, neurochirurgia, negli ultimi tempi abbiamo avuto un dato molto importante e migliorativo. E siamo alla cronaca da fuoco ad un casolare occupato da migranti. È successo a Venosa, infuriato perché tre migranti provenienti dal Burkina Faso avevano attraversato un suo terreno senza il consenso. Un uomo di 81 anni ha dato alle fiamme una stanza dell'abitazione occupata legalmente dai tre extracomunitari. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri con le accuse di incendio doloso, lesioni personali e danneggiamento. Per l'81enne sono stati disposti gli arresti domiciliari. Partono le procedure di risarcimento per i danni provocati dalla rovinosa grandinata dello scorso 29 agosto nella Valle del Mercure. Nei comuni di Castelluccio Inferiore, Rotonda e Vigianello, che avevano chiesto alla Regione lo stato di calamità naturale, è ora possibile accedere alla modulistica per perorare la causa. Chi avesse subito danni, non quelli alle automobili, può ritirare i modelli dagli enti locali e allegarvi materiale fotografico che li documenti. L'indennizzo spetta a chi si è iscritto regolarmente alla Camera di Commercio di Potenza, mentre la documentazione andrà consegnata all'ufficio protocollo del comune di riferimento, dove potranno anche sciogliere eventuali dubbi sulla compilazione. Ed ora ci fermiamo per la pubblicità. Nova Impianti a Potenza progetta e realizza qualsiasi tipo di impianto per la vostra abitazione o per locali privati e pubblici, scegliendo tra le migliori soluzioni sul mercato in termini di qualità e affidabilità.
9 impianti di Aldo Capitini 26 a Potenza. Per informazioni il sito 9impiantipotenza.eu, mail info@9impiantipotenza.eu. Scegliete subito l'impianto che vi farà risparmiare energia. Global Service, società cooperativa impegnata principalmente nei campi dell'accoglienza e dell'integrazione per lo sviluppo di un welfare sociale sempre migliore. Immigrati, anziani e minori rappresentano il target di persone a cui si rivolge principalmente Global Service, allo scopo di garantire loro il diritto ad una vita dignitosa. Per informazioni, via della Tecnica 24 85 100 Potenza, 0971 19 40 572, info@globalservicesociale.it. E dopo la pubblicità ripartiamo dalla politica. Sembra essere giunta al capolinea l'esperienza amministrativa di Nicola Telesca ad Atella. Nella giornata di ieri si sono dimessi l'ex vice sindaco Ivan Di Biase, i consiglieri Donato Macchia, Vito Telesca e Michele Zaccagnino. Proprio Di Biase nei mesi scorsi aveva contestato in alcune lettere l'operato del sindaco. Il feeling si era già incrinato sulla discussa questione rifiuti inerente il concorso nella municipalizzata AMA. Il sindaco per ora non parla, i suoi fedelissimi non mollano, ma sembra inevitabile a questo punto il commissariamento del comune, anche perché a Telesca restano solo gli assessori Caldararo e Petrino e il consigliere Pietro Telesca, ma di fatto non ha più i numeri per governare. Un 75enne originario di Napoli è stato denunciato per guida in stato d'ebbrezza dai carabinieri di Pisticci. I militari, su segnalazione al 112, si sono recati allo svincolo di Pantanello sulla 106 Ionica, dove l'uomo alla guida della sua vettura aveva centrato il barilotto in plastica posto a protezione del guardrail che delimita l'uscita. Nello scontro è rimasto ferito sul posto il 118, che lo ha trasportato all'ospedale di Policoro. Al 75enne risultato positivo all'alcol test è stata ritirata la patente e sequestrata l'auto. Voltiamo pagina, torna a farsi preoccupante la situazione occupazionale dell'indotto FCA. Da molte aziende è giunta la richiesta di modificare la turnazione con annessa contrazione di posti di lavoro. Sentiamo Michelangelo Russo. La cassa integrazione richiesta per il calo produttivo dei modelli Jeep 500X e Punto per tutto settembre ha avuto ricadute negative anche sui lavoratori dell'indotto FCA di Melfi. Nei giorni scorsi si è svolto l'attivo dei delegati della FIOM CGL di tutte le aziende dell'indotto per affrontare i problemi generati dal calo produttivo di FCA e sul fatto che ancora oggi non è chiaro quali siano le reali prospettive future per i lavoratori di Melfi. I delegati della FIOM CGL ritengono che sia arrivato il momento di aprire un vero confronto con il consorzio ACM sulla base di una piattaforma votata dai lavoratori che guardi realmente al miglioramento delle condizioni di lavoro, di salario, ma soprattutto dia garanzie occupazionali per tutti i lavoratori. Negli anni, evidenziano, si è assistito ad un continuo peggioramento delle condizioni e dell'organizzazione del lavoro attraverso la riduzione delle pause e l'aumento della velocità della linea, senza alcun miglioramento sulla sicurezza e sulla salute. La FIOM CGL ritiene dunque inaccettabile che oggi la crisi venga scaricata sui lavoratori. È di questi giorni infatti la richiesta di molte aziende di modificare la turnazione con una intollerabile contrazione occupazionale. È invece necessario avviare la produzione di un nuovo modello che sostituisca la grande Punto. E parliamo di viabilità. Completati i lavori di messa in sicurezza delle strade provinciali 103 e 3 in territorio di Maratea. Sempre nel medesimo ambito territoriale sono stati consegnati da qualche giorno, fa sapere la provincia di Potenza, i nuovi lavori di completamento della messa in sicurezza della strada provinciale tra Trecchina e Maratea, finanziati per 500.000 euro, anch'essi con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2007-2013.
Mancano ormai pochi giorni all'apertura delle scuole, ma diversi istituti non hanno ancora ricevuto la conferma che il servizio trasporto per disabili partirà regolarmente il prossimo lunedì. La denuncia arriva dal Garante regionale dell'infanzia e dell'adolescenza, Vincenzo Giuliano, che ha inviato una nota al presidente della regione Marcello Pittella e al presidente della provincia di Potenza Nicola Valluzzi. L'approssimarsi dell'inizio del nuovo anno scolastico, scrive Giuliano, ripropone la necessità di predisporre con la doverosa sollecitudine quanto necessario a supporto del servizio di istruzione, in particolare per gli alunni delle scuole di grado superiore con handicap o in situazioni di svantaggio. E siamo alla pagina degli eventi. Ha preso il via ieri sera a Potenza la nona edizione del Festival Città delle 100 Scale, la rassegna di danza e arti performative promossa da Basilicata 1799. Sentiamo i dettagli da Rocco Romanelli. Come in una cerimonia di apertura olimpica, una torcia ha dato inizio alla rassegna internazionale di danza urbana e arti performative che è il Festival Città delle 100 Scale. Un intenso battito cardiaco ha scandito il ritmo che ha caratterizzato tutta la serata, mentre un enorme fuoco ha illuminato lo spazio scenico riempito dall'archivio musicale di Luigi De Angelis ed Emanuele Wilch Barberio, che ha dato il vita allo spettacolo Lumen, la danza delle fiamme. Come in una danza tribale, lentamente ci si è lasciati travolgere dalle musiche di generi diversi che il fuoco ha sublimato in emozioni gioiose. Prossimo appuntamento l'8 settembre a Matera con la compagnia MK che presenterà lo spettacolo Veduta Matera. Una notizia di sport in chiusura, vittoria a tavolino per il Potenza Calcio contro la Fulgor Molfetta, match di Coppa Italia disputatosi il 20 agosto scorso. Il giudice sportivo ha accolto il ricorso presentato dalla società rossoblu contestando nella formazione pugliese la presenza di un calciatore squalificato, Antonio Rizzi. Intanto stasera la squadra si presenta ai tifosi, appuntamento alle 19:30 in piazza Don Pinuccio La Tuchella al Rione Poggio Tregalli. Ed è tutto per questa edizione, grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata. Sull'Italia è presente ancora un campo di pressione alta e livellata che mantiene un tempo discreto su gran parte delle regioni centro-meridionali, a parte della locale instabilità su alcune zone del centro. Nel fine settimana è previsto un graduale peggioramento a partire dalle zone settentrionali che si sposterà entro domenica anche al sud. Sulla nostra regione la presenza dell'alta pressione garantirà condizioni di cielo poco o parzialmente nuvoloso su gran parte del territorio. Nelle ore centrali del giorno, tuttavia, è prevista una locale intensificazione della nuvolosità a cui potrà essere associata in modo del tutto occasionale qualche isolata pioggia nelle zone più interne. Le temperature saranno stazionarie nei valori massimi che risulteranno leggermente al di sopra delle medie. Le minime potrebbero aumentare lievemente. A Potenza minime di 13 gradi e massime di 25, a Matera minime di 16 gradi e massime di 30. I venti ruoteranno a sud-ovest e saranno generalmente deboli con tendenza ad aumentare di intensità sui monti. Il Tirreno sarà quasi calmo, lo Ionio si presenterà poco mosso. Previsioni per domani. Si avranno iniziali condizioni di tempo buono o discreto con tendenza nella seconda parte del giorno ad un aumento della nuvolosità a partire dalle zone tirreniche, con possibilità di qualche isolata precipitazione. Le temperature rimarranno in genere stazionarie o in lieve aumento nei valori minimi. Per domenica è previsto un deciso peggioramento.